con il saluto di pace e bene entro nelle vostre case. Oggi è il 15 di gennaio e la Chiesa nel suo calendario ci fa festeggiare San Francesco Fernandez de Cabillas, un frate domenicano vissuto nella prima metà del 1600, muore nel 1648. È una delle glorie dei frati predicatori, dei frati domenicani. È stato canonizzato nell'anno 2000 da Giovanni Paolo II. Che ha fatto di straordinario? Ha portato il Vangelo. Ha portato il Vangelo come missionario in una di quelle terre lontane dalla nostra Europa e che oggi ha un grande movimento al suo interno, non soltanto un movimento economico mondiale, è la Cina, è un continente a sé stante. E noi sappiamo quanto la Cina è davvero difficile come terra di evangelizzazione, già al tempo, siamo nel 1600, già c'erano stati i gesuiti, Matteo Ricci in particolare, o Padre Nobili, che avevano portato e avevano cercato di portare con maggiore radicalità, cioè radicando il Vangelo nell'impero cinese. Francisco Fernandez de Cabillas si trova in un momento particolare, quando dalla dinastia Manciù si passa alla dinastia dei Tartari. Se i Manciù erano abbastanza favorevoli al cristianesimo e cercavano di vedere in esso un riflesso della loro dottrina, della loro cultura, della loro sapienza, i Tartari invece distruggono tutto il lavoro che si sta facendo. E Francisco Fernandez non può far altro che ritirarsi davanti alla violenza, lasciando una chiesa povera, una chiesa munita di pochi mezzi, di pochi cristiani, però una chiesa ricca dello Spirito del Signore che ancora oggi avanza, che ancora oggi è presenza. Gloria dei frati predicatori, ma gloria di tutta la Chiesa. A noi testimoniare anche nella povertà dei mezzi il Vangelo di Gesù. A tutti l'augurio che siate fedeli e forti in questo annuncio, nel luogo dove siete, nella situazione che vivete. A tutti pace e bene.